si ferma un po' per sentire la partenza della gara, la finale dei 5.000 donne, dunque partita in questo momento. La finale che potrebbe essere una sfida tra Kenya ed Etiopia, come è stato per tante tante gare qui a Daegu. Cheruiyot contro Defar, Linet Masai contro Ejigu, insomma c'è tanto da fare. Kenya, Etiopia, hai detto bene, e ricordiamo i 10.000 metri, la finale della prima giornata il 27 agosto, il Kenya, 4 atleti nei metri 10.000, hanno fatto primo, secondo, terzo e quarto posto. Intanto podio completo. Come in batteria la giapponese Rivaldi al comando a tirare la sola, gara. Hitomi Niiya, lei non vuole saperne. Intanto rivediamo il strepo sul record dei campionati di questa atleta qui, la fiondata che ha, quando ha caricato questa fionda ed è partito il giavellotto a una velocità incredibile. Ha saputo tenere il suo tecnico che fischia e non riesce a trattenersi. In basso a sinistra la finale dei 5.000, in alta a destra riproposizioni dalla finale splendida del giavellotto femminile, con sorpassi e contro sorpassi siamo arrivati all'ultimo turno di lanci, e tra qualche istante Katrina Molitor. E questa è una riproposizione intanto del lancio in diretta. Chiedo scusa, allora abbiamo il monitor che non ci si aggiorna. Overfull, sì, la Overfull, dunque siamo ai crolanci che decidono le medaglie. Certamente Overfull sempre stretta dentro, e no, questo è un brutto lancio. Questo è un lancio che non va, dunque sbarda, il gioco per le medaglie. Il gioco per le medaglie è fatto per quanto riguarda il podio. Bakumova, Spotakova, Viljoen sono a medaglia, e adesso la grande sfida, soprattutto tra Spotakova e Bakumova per il posto. Hanno ancora un lancio ciascuna per provare a superarsi. Spotakova ce la può fare, naturalmente la prima pista del mondo, ma dovrà andare ancora vicino al suo primato. Attenzione anche alla Viljoen, perché può fare ancora molto. Beh, si è già migliorata, è andata a fare il record africano con 68 e 38, una naturalezza di braccio e di esecuzione del lancio. Però diciamo pure che ha oltre 3 metri, ah, no, 71,50. No, dicevo come migliorare se stessa. Allora, nelle sfide precedenti Spotakova ha sempre avuto la meglio di Bakumova. Era successo a Pechino ai giochi olimpici, ed era successo anche 2 anni fa a Berlino ai mondiali, dove però Spotakova fa argento, a Bakumova bronzo. Vinse in quella situazione la tedesca Steffi Neus. Va Sunette Viljoen per il suo ultimo lancio, che per lei già medaglia al collo, e vediamo dove arriva questo giavellotto. Insomma, sì, può essere soddisfatta però di essersi migliorata tanto, di essere stata così a lungo, lunga e così in alto sul terzo posto per Sunette Viljoen. Adesso aspettiamo Spotakova e Bakumova prima di concentrarci anche su questo 5.000 metri femminile, che è appena iniziato il passaggio ai 1.000 metri di 3.01.87 da parte di una giapponese che se n'è andata, e dunque sta facendo gara a sé. La giapponese verrà presto riassorbita dalla coppia. E 3.05.28 il gruppo dietro, dunque 4-5 secondi il distacco. Spotakova ha aspettato il passaggio delle atlete in curva e adesso si allunga fin verso oltre l'ottava corsia e va a prendere la sua lunghissima rincorsa. La vedete in alto a destra, sì, addirittura aperto i cartelloni pubblicitari per poter tutta parte praticamente dalle gradinate. Barbara Spotakova deve fare una misura vicina al suo primato mondiale se vuole vincere questa gara. 71,99 record dei campionati per Maria Bakumova, 71,58 il miglior lancio per Barbara Spotakova sin qui. Chissà Zeleny cosa le ha consigliato, cosa le ha detto il suo fido consigliere. E allora vediamo, parte Barbara Spotakova, il suo ultimo lancio di finale. È un lancio valido, è un lancio lungo, e a terra però abbastanza. Sotto, ben sotto la misura anche della terza qualificata, e dunque la medaglia d'oro e la nuova campionessa del mondo. Guarda che sportività però, accetta il fatto di aver, sa di aver lanciato alla grande oggi, di essere ritornata dopo una stagione difficile. È stata una bellissima finale, e accetta l'esito. Certo, onore al merito, ricordo a Pechino, lei immagine. Aveva superato a certo. Bakumova, le aveva tolto la medaglia d'oro. Qui a Bakumova è stata fortissima, al penultimo turno di lanci le ha tolto la medaglia d'oro con 71,99. E quando vieni battuta da una che fa il record dei campionati, si avvicina al tuo primato del mondo, insomma hai poco da dire se non toglierti il cappello e battere le mani. Ha salutato, ha fatto l'inchino, e soprattutto già 3-4 mesi fa sembrava irrecuperabile per l'infortunio al gomito, si è ripresa, e come si è ripresa, certo qui per lei è medaglia d'argento, come era stata argento proprio 2 anni fa.
E allora andiamo a seguire questa gara dei 5000 mentre si stanno giocando le ultime fasi anche della gara di lungo, con Vlad Filip sempre in testa con 8.45 davanti a Michel Watt 8.33, Ngoni Makusha, nessuno si è migliorato sin qui, tutta una serie di nulli al quinto tentativo di salto, qui soprattutto nei salti di salti, tra poco Vlad Filip proprio andrà in pedana, come in pedana va Abakumova, che adesso balla e se lo può permettere, sì, perché sta già festeggiando Abakumova. Non credo che voglia, però ha nelle braccia sicuramente il record mondiale. Adesso forse aspetterà il passaggio dell'atleta dei 5000. Ha bisogno di ricaricarsi un po', perché ecco che passano tra qualche istante lì davanti le atlete dei 5000. 12 anni di carriera, Abakumova ha vinto un po' tutto, ma mai ha un oro importante come questo. La stessa mamma è un'allenatrice di atletica leggera, ha provato 4-5 sport prima di arrivare all'atletica e oggi è la sua giornata. Parte ancora a occhi chiusi, come aveva fatto in occasione del suo meraviglioso record dei campionati. Spara via il giovellotto che vola alto e ancora molto molto, no, non così lungo in realtà, no, però è troppo alto. Una media di lanci decisamente importante. Spettacolare questa finale, spettacolare, sì. Maria Abakumova 71,99, guardate, abbiamo record dei campionati al primo posto, primato stagionale personale per Spotakova 71,58 e record africano per la terza, insomma hanno dato davvero battaglie, davvero spettacolo, sì, le atlete del giavellotto. Intanto siamo nella finale dei 5000 dove, sì, la giapponese è stata assorbita. Intanto vediamo che cosa succede in questa partenza. La statunitense lì in alto ha fatto una strana traiettoria in questa partenza. Era all'esterno, pensava di rimanere in corsia nella prima curva, ma così subito alla corda. Le atlete, intanto secondo chilometro 6.07.18, un secondo chilometro più lento del primo, 3.06 il parziale. Elena Zadoroznaya al comando delle operazioni, adesso passa Linet Masai, viene superata dalle atlete keniane. Linet Masai che guida, arrivano anche le etiopi e sarà ancora una volta sfida tra Kenya ed Etiopia, presumibilmente in questa gara. L'Etiopia al comando proprio nel medagliere di questa gara, 3 ori, 1 argento e 4 medaglie di bronzo, subito dietro il Kenya con un solo oro, 2 gli argenti e 2 i bronzi. E poi dobbiamo ricordare anche i 2 ori della Romania, Gabriela Szabo, dimenticata biondina, velocissima nel finale, qualche anno fa. E intanto abbiamo sempre la Masai in testa nella gara dei 3000, lì dietro Vivian Cheruiyot, Vivian Cheruiyot, la vincitrice della gara dei 10000 femminili, che è in quarta posizione. Vivian Cheruiyot che è campionessa del mondo in carica e con un successo qui a Daegu, adesso campionessa in carica su 5000, 10000 e cross, oltre ad aver vinto gli ultimi 3 meeting Diamond League sui 5000, dunque atleta sicuramente per la quale vanno i favori del pronostico, anche se naturalmente tornare dopo un 10000 non è mai cosa facile, ma insomma sembra averne ancora. Avanti. Allora, abbiamo detto prima, Sudafrica era la prima medaglia nel giavellotto femminile. La bagarre inizierà tra poco. Bentornati dunque anche agli amici di Rai 2. Allora, siamo sulla finale dei 5000 metri femminili con la sfida, l'eterna sfida fra Kenya ed Etiopia. Lì davanti ci sono Linet Masai e Vivian Cheruiyot, vale a dire la campionessa del mondo in carica e l'ex campionessa del mondo dei 10000 a Berlino, sorella minore del bronzo mondiale di Berlino su 10000, Moses Masai, sono le due che stanno facendo l'andatura. Più piccolina Vivian Cheruiyot, più alta Linet Masai, lì dietro ci sono Ejigu e Defar, Meseret Defar, che è la campionessa olimpica nel 2004 e la campionessa del mondo a Osaka nel 2007. E qui a Daegu si è ritirata dalla finale dei 10000 apparentemente per problemi di stomaco, motivo per cui ha voluto sprintare nelle serie dei 5000 per arrivare in questa finale, per provare a vedere le proprie condizioni, che sembravano comunque buone. 3 chilometri fatti, 9:10:27, il terzo chilometro 3:03, tanto sta per concludere il salto in lungo, sono un podio particolare, Stati Uniti con Doe Filippi al comando, con
abbiamo visto Bell 8.45, poi l'australiano Watt secondo con 8.33 e poi c'è lo Zimbabwe con Makusha a 8.29. Al momento questo è il podio. Intanto il pubblico si alza in piedi ad applaudire Barbara Spotakova, che è passata qui adesso sotto la nostra postazione con la bandiera della Russia, Maria Bakumova, che ha vinto una gara splendida nel giavellotto con il nuovo primato dei campionati. E lì davanti ci sono due keniane, tre etiopi, altre due keniane, dunque sono ancora tutte lì. Kenya che porta quattro atlete perché può vantare una wild card per la campionessa del mondo Vivian Cheruiyot, proprio si porta presso la wild card del titolo conquistato a Berlino. Passaggio adesso, quattro giri dalla conclusione. Ritmo lento, sono ancora tutte insieme, ci sono le due campionesse del mondo, quella dei 10.000, quella dei 5.000 e poi questa Masai, sempre dritta del Kenya, controllano la situazione, la più alta, la vediamo ora in prima fila, sull'interno, Linet Chekmoy Masai. Linet Masai che, dicevamo ancora, l'ex campionessa del mondo dei 10.000, ma lì c'è Vivian Cheruiyot, che è sicuramente l'atleta da battere, qui praticamente accorpa tutti i titoli del fondo, 5.000, 10.000, il cross. Defar, che è una delle migliori quest'anno, la seconda al mondo, due volte primato del mondo, ha già vinto il titolo, abbandonato per una 10.000 l'etiope con la maglia verde, subito lì nelle posizioni di rincalzo. Anche il bronzo, attenzione, intanto Jigu, stavo citando proprio lei, la quarta mondiale di Berlino, ha rischiato di inciampare, forse un contatto con la Silvia Kibet, la vice campionessa del mondo, proprio su questa distanza a Berlino. Sono davvero tutte lì, abbiamo la prima, la seconda, la quarta, e colei che ha vinto i 10.000, insomma è una grande sfida in questa gara. Mancano tre giri alla conclusione, ancora tutto si deve giocare. Non c'è Tiranis di Baba, l'etiope primatista del mondo. Lucilla, su questi primi giri, mancano tre giri alla conclusione. Beh, come si sta mettendo la situazione? Ancora tutto. Beh, quanto... una grande sfida che comincerà tra poco, stanno correndo piano al ritmo, hanno chiuso l'ultimo 5.000 del 10.000 ad un ritmo molto più forte, questo per far capire che il ritmo si stanno guardando. Adesso vediamo chi per prima avrà coraggio di prendere l'iniziativa. Se si portano dietro la Defar l'ultimo giro non sarà facile, insomma è capace di chiudere anche sotto i 60 gli ultimi 400, quindi Defar sicuramente più pimpante rispetto ai 10.000. La Cheruiyot è l'atleta che ha la migliore prestazione al mondo, quindi non sarà facile metterla dietro nel tratto finale di gara, ma staremo a vedere chi partirà per prima. 12.13.72 al quarto chilometro, il ritmo invariato, ancora 3.03, molto lento. Intanto e si stacca Helen Clitero in ultima posizione in questo momento. Helen Clitero, la britannica, perde terreno lì davanti, invece si fa un'andatura, ma non certamente una grandissima andatura. Sono ancora tutte lì, Kenya, poi Etiopia, Vivian Cheruiyot in posizione ottimale, direi controlla molto bene questa gara quando mancano adesso 800 metri alla conclusione. E allora Cheruiyot, Masai, Defar, poi ancora Cerono, Ejigu, Dibaba, anche lei nel gruppetto delle migliori, e la statunitense Amy Hastings subito dietro, etiopi e keniane. Flashman, l'altra statunitense, è più dietro nei 1500. Gli Stati Uniti sono arrivati a loro, sono sorpresa, attendevamo Jamal, la dietro al Bahrain, così non è stato, e ora si va per i 600 metri finali, si allargano, guardate di Baba, attenzione su. Di Baba all'esterno, Dibaba all'esterno, sale, intanto è Flashman, la statunitense, lì dietro al gruppetto, ma la gara si fa lì davanti dove Vivian Cheruiyot è avanti. Adesso Defar prova all'esterno a risalire, Vivian Cheruiyot ha preso in mano la situazione e adesso prova ad allungare quando siamo ormai vicini ai 500 metri alla linea del traguardo. Vivian Cheruiyot, poi Meseret Defar lì dietro, sicuramente l'atleta più esperta nel gruppo. Esce Masai, Kienzebe, solo 20 anni, il più giovane. Adesso c'è un gruppetto di sette atlete, sono tutte keniane ed etiopi. Attenzione, e allora, all'ultimo giro. Giro finale parte adesso con... Hanno aumentato di 6 secondi in quest'ultimo giro, quindi adesso stanno sparando. Parte la volata finale con Vivian Cheruiyot avanti, lì dietro Etiopia, poi ancora Kenya. Vivian Cheruiyot è la favorita, la campionessa del mondo in carica. Prova a tenerle testa la Defar, Meseret Defar. Non molla. Silvia Kibet in terza posizione, però anche la Kibet adesso sta spingendo, va ad affiancare adesso Meseret Defar. Attenzione Silvia Kibet, la vice campionessa del mondo di Berlino, può provare a giocare uno scherzo, però trova qualche problema adesso perché la chiude la Defar. Attenzione Defar, prova ad attaccare Vivian Cheruiyot.
Meseret Defar, Ceruyota che ha fatto in testa gli ultimi due giri e prova a farcela in questo finale. Tiene la Ceruyot, va per la conferma del titolo mondiale, va per fare doppietta qui a Daegu, intanto per il secondo posto scatta Silvia Kibet che va a vincere Ceruyot.